un nome, è un nome e un cognome, un nome d'arte di una bambina che a 8 anni nel dopoguerra a Napoli durante l'occupazione americana cantava nei ristoranti con un trio di mandolino, chitarra e violino, cioè con i posteggiatori, faceva la posteggia. Io a 8 anni ho fatto la posteggia con mio padre, che era un mandolinista molto bravo a Napoli, e era stato in tante compagnie importanti, suonava a San Carlo in opere dove suona il mandolino, era stato con Raffaele Viviani, però aveva girato il mondo. Poi la guerra, il dopoguerra, miseria, fame, va lavoro, non se ne trovava più, lui si è inventato questo trio, e per andare a suonare nei ristoranti pieni di americani, di truppa americana. Io mi ricordo che andavamo sulle portaerei, perché i comandanti americani ci invitavano alle loro feste sulle portaerei e ci trattavano come, insomma, magnificamente, devo dire. È un bel ricordo, certo era faticoso, avevo 8 anni, la mattina andavo a scuola, il pomeriggio provavo con mio padre, perché bisognava scegliere il repertorio, le tonalità, e mi insegnava a cantare. E quindi è stato, però in coscienza degli 8 anni, che vuole, non è un ricordo negativo, tantomeno malinconico, è una bella memoria, e lo spettacolo si svolge proprio su questo filo.